Buongiorno a tutti e a tutte. Oggi siamo qui perché è l'11 febbraio, non c'è niente febbraio veramente, ma l'11 febbraio è stata istituita la giornata internazionale delle donne e delle ragazze nell'ascensore. Perché abbiamo istituito la giornata dedicata alle donne e alle ragazze alle scienziate? Perché c'è questo bisogno. È stata istituita nel 2015, quindi nel 12 anno 2015 è stata la prima volta che per iniziativa delle Nazioni Unite hanno deciso di insistere sul fatto che c'è una necessità di attirare sempre di più donne studentesse nelle discipline cosiddette STEM. Cosa si intende per STEM? Sono discipline dedicate alle scienze, in particolare alle scienze che riguardano le cosiddette scienze dure, diciamo, le matematiche, la fisica, e poi in generale l'ingegneria, l'informatica, da tutte le discipline di carattere prettamente scientifico. Ma c'è veramente bisogno di una giornata dedicata, ci chiediamo perché. E se noi pensiamo al secolo scorso, all'inizio del secolo, cioè diciamo alla seconda guerra mondiale, la presenza femminile all'università era limitata, molto bassa, e tantomeno nelle materie scientifiche. Pensate solo che sono docenti di fisica, qui al Dipartimento di Fisica, fino a dopo la seconda guerra mondiale, negli anni 50, c'era una sola docente, assistente a fisica fino alla legge adottata nel 1938, l'hanno lasciata per le università, quindi diciamo nemmeno più lei. E effettivamente la presenza però di studentesse c'era, era cominciata a crescere dall'inizio del Novecento ed era cresciuta fino agli anni 20. Questo perché? Perché in effetti c'è stata una grande esplosione, no? Di interesse per le scienze territoriali, in cui cominciarono a nascere i progetti, non il progetto di Torino, il progetto da fino al 1800, inizio del 1900, è cominciato, diciamo, un interesse maggiore per lo studio. E quindi anche le donne che abbiamo, sempre una percentuale molto bassa rispetto alle percentuali che possiamo affrontare oggi, hanno cominciato a scrivere, hanno cresciuto. Io credo che il fascismo c'è stato un decremento perché ha legato un po' all'immagine che si aveva la donna che non era tanto legata, diciamo, agli studi scientifici, ma più alle funzioni, diciamo così. Cosa è successo? Nel dopoguerra c'è stato un boom. E quello che proviamo a sapere oggi è che effettivamente il numero di studentesse, ora che studiano la materia scientifica in generale, soprattutto prendono un dottorato, sono superiori agli uomini. Spesso se si fa una statistica, ma questo è tutto nuovo, questo in Italia. E se si fa una statistica, si sente? Se si fa una statistica, vediamo che c'è una percentuale donne anche che hanno successo negli studi, quindi che ottengono, diciamo, riconoscimenti maggiori durante gli studi rispetto alla loro controparte maschile. Ma quello che succede dopo è che magari non tutte continuano a capire. E quindi forse questa giornata è stata proprio per promuovere non solo allo studio, ma poi alla ricerca scientifica in generale, diciamo, quelle che possono essere tutte le attività coordinate all'offerta più ragazze possibili. Quindi è evidente che non ci sono tante ragazze in presenza, però diciamo sono contenta che ci sia almeno una rappresentanza, forse sono tutte le presenze per quale superiore. Bene, e se la prima volta che mi chiedono no, sì, ah, avete presentato anche altro. Ma probabilmente iscriverete negli anni futuri, o forse già l'anno prossimo, qui all'università. Io do il benvenuto e lascio la parola a tutti. Grazie Maria, grazie. Buongiorno, io sono Vittoria Tarci, sono una docente di ingegneria informatica e sono la direttrice del Dipartimento di AGF. Che è informatica, automatica e gestionale Antonio Ruberti. E allora, quando io ero studentessa, qualche anno fa, mi dicevano, pensiamo troppi, mi raccomando, eravamo 3 su 300 e è stato molto divertente, perché 3 ragazze su 300, voi immaginate. Uno è, beh, non so, altro che una top model, voglio dire,
soggetto invenibile, abbiamo condotto la colazione, il pranzo, le cose, il posto in prima fila. E, beh, io sono stata divertita, devo dire. È chiaro che, però, se magari una ragazza più timida di introversa, non è facilissimo davanti in un'aula in cui si è una minoranza così schiacciata. Però anche questo riteniamo, diciamo, primo messaggio è siate sempre consce delle vostre possibilità e, diciamo, non ignorate i commenti, i pregiudizi, le cose, tutto. Seconda cosa, quando, e appunto ero sempre studentessa, una cosa incredibile è che eravamo così poveri nella facoltà di ingegneria che avevamo la chiave del bagno. Cioè quando ti iscrivevi in ingegneria, anzi fa l'iscrizione, ti davano la chiave del bagno delle donne. Quello in banco, prima di venire, ha raccontato una collega più grande, proprio non ce l'avevano mai, è stata una prima grande conquista delle donne ingegnere, il bagno. Ora voi chiederete, ma è cambiata di molto la situazione? E purtroppo no, nel senso che non ci sono più 3 su 300, ma ce ne sono 40 su 300. E sono passati un po' di anni, diciamo così, da quando ero studentessa. Non lo dico, cambiato idea, ma il conto è cambiato idea. Allora, se questo è, diciamo, la curva di crescita, e ne dovranno passare, 200, 300 prima che arriviamo alla vita. E questo è incredibile. Perché è incredibile? Incredibile che in particolare nell'ingegneria informatica e anche nell'informatica, quindi non è una cosa legata squisitamente con l'ingegneria, che magari le ragazze al social lavorano nei cantieri, non lo so, sui motori, cioè mestieri dell'immaginario collettivo purtroppo sono associati al mondo maschile, ma anche nell'informatica ci siano pochissime ragazze. Allora, per tutte le materie di STEM, quando parliamo della necessità di una giornata di ragazze delle STEM o di superare il cosiddetto gender gap nelle STEM, ebbene, ma non ci sono STEM e STEM, perché a biologia il 75% sono ragazze. Quindi dobbiamo fare superare il gender gap al maschile. A medicina, ormai, di nuovo si gareggia sul 70%. Quindi noi dobbiamo superare la mancanza di donne in alcune materie scientifiche e tecnologiche. E allora, io sono qua di parte perché la mia materia è ingegneria informatica, ma l'ingegneria informatica è in questo momento il problema principale, che anche è importante. Perché? Perché ragazze, il digitale sta cambiando il mondo. Noi viviamo in un mondo diverso che diventerà sempre più diverso. Poi quando avete studiato a scuola, avete studiato la rivoluzione industriale. La rivoluzione industriale che si è svolta tra il 1700 e l'800 ha cambiato radicalmente il mondo, ma non dal punto di vista tecnologico, dal punto di vista sociale, economico. C'è stato un mondo prima e uno dopo. Bene, adesso c'è la rivoluzione digitale, quindi c'è il mondo prima e il mondo dopo. Allora, chi lo sta costruendo questo mondo nuovo? Quello in cui vivremo, che speriamo sia migliore, più equo, più giusto, con meno inquinamento e tutte queste cose. Chi lo sta costruendo? I maschi, gli stessi che fanno la guerra. Allora, adesso dirò una banalità, ma per vedere i tavoli degli incontri in questo momento purtroppo drammatico della guerra in Ucraina. Avete visto che avete guardato? Guardate, le partecipanti sono tutti maschi. E avete visto chi è che subisce di più le violenze, gli stupri,
la vendita delle, dei figli, eccetera, sono tutte donne. In modo nuovo, contribuiamo a costruirlo. Siamo protagoniste per diventare protagoniste, perché il mondo nuovo è digitale e questa rivoluzione non si cambierà, va avanti. Bisogna, per essere protagoniste, acquisire le competenze. Per acquisire le competenze si devono, se uno vuole, perché da voi che una vuole, non si possono, diciamo, forzare le persone a intraprendere studi che non amano, che non vorrebbero fare, ma se si è indecise, se c'è una scintilla di passione per le materie scientifiche, per la, e soprattutto per quello che è il cuore dell'informatica e dell'ingegneria informatica, cioè la risoluzione dei problemi. Il problem solving, il pensiero computazionale. Bene, allora, se questo c'è, e non avete sognato per tutta la vita, che so, di studiare le epigrafi latine, perché in quel caso meglio se andate a studiare le epigrafi latine, perché bisogna essere soddisfatte del proprio lavoro, bisogna essere contenti, bisogna inseguire i propri sogni. Però se nei vostri sogni c'è un pizzico di pensiero scientifico, un pizzico di pensiero computazionale, beh, allora considerate che se voi acquisite le competenze nelle materie correlate con il digitale, o comunque, diciamo, nelle materie, soprattutto in alcune materie scientifiche, sicuramente anche la fisica è tra queste, anche se non è informatica, ma è uguale, è una materia che anche quella contribuisce a cambiare il mondo. Beh, sappiate che voi potete essere le artefici del cambiamento. E sappiate pure che troverete, no, un lavoro, ma dico, scendiamo un po' di livello, io farò un'assistenza in Veneto, scendiamo sul pratico, troverete non uno, 100 lavori. Il problema dei laureati e delle poche laureate in queste discipline è scegliere il lavoro, non trovarlo. E questo in un momento di problemi, occupazione femminile anche, diciamo così, è in occupazione in genere, è significativo. E soprattutto non vi fate mai condizionare dagli stereotipi. La scienza, la tecnologia non sono per maschi, perché quello che conta è la logica, la capacità di trovare soluzioni, la capacità di essere multitasking, tutte caratteristiche che le donne hanno in abbondanza. E in particolare l'informatica non è quella disciplina per cui si fanno ascolti delle tantette buie di fronte al computer, non è quella, io diciamo non ho mai fatto per esempio, e tante delle ragazze che parleranno dopo vedrete che non fanno questo, tutt'altro, è una disciplina creativa che in questo momento è fondamentale per risolvere i nuovi e vecchi problemi del mondo, appunto per andare verso un mondo che speriamo sarà migliore. Grazie. No, non appunto ho per guardare voi, ma con la telecamera che secondo me ci sono tantissime ragazze collegate, quindi sappiamo le ragazze del Battello del Centino, sappiamo le ragazze dei legati di Censano, sappiamo le ragazze del Pacinotti di Taranto, sappiamo le ragazze di Boera, non mi ricordo, non so, ci sono le ragazze del Cuore, di Monza, una di Lira Massa,
E quindi sono tantissimi ragazzi, non chiedono anche delle fantastiche ragazze, che già ho incontrato qualche giorno fa. Io mi sono, io sono Floriana Torina Tepanica e sono una ragazza in informatica tanti anni fa. Anche io un po' di tempo mi sono riuscito e ho capito che ero portata per queste macchine. Sono un direttore responsabile di una struttura meravigliosa che fa responsabilità sociale, quindi in questi giorni di settimana la struttura è impegnatissima, quindi ci sono che andare veramente non è stato banale, perché stiamo studiando l'Ucraina, stiamo facendo tantissimo in questi giorni per supportare la struttura, quindi ringrazio tutti anche i volontari di IBM e di NATO, pure loro una struttura di IBM. Poi sono un master in mezzo. Master in mezzo è una persona che ha creato una persona. Inizio pieno di commenti di Andrea Mondiale ha molto utilità per migliorare la qualità di vita delle persone. E non 21, quindi sono 2021 brevetti. Allora mi sono pensato probabilmente con un genio, dopo un genio. Comunque sono familiarizzata con il mente dalla mia famiglia di fare grandi studi, master in giro per il mondo. Allora mi chiedo 5 minuti per cominciare io a raccontarmi e si danno le 7 domande per parte della giornata. Io sono una ragazza, non sono una ragazza direttamente giovane, direttamente ragazza di 54 anni e nasco pochissima. In una città che si chiama Taranto. Mio padre, un altro uomo che mi ha fatto mia sorella, non è stata diversa da prima di eventuale, cioè da una madre. E mi ha fatto la donna delle polizie dove un po', quindi di madre, una città che mi ha fatto la donna di Natale, e io ho fatto sempre un'altra cosa che si fare. Che succede? Sono dislettica, ma nel 1985 questa attenzione per ricordare il pigmento dei bambini non c'era. Bocciata con una definizione da ogni mamma da parte del maestro, questa bambina è un po' intelligente. Da lì la mia suddetta sale di stelle e comincio a dedicare le mie capacità, non ci lo spero. Ho la fortuna di incontrare un grande maestro, un maestro della nuova seconda elementare, che invece la passione che non potessero proprio di difficoltà, e poi capite che sono semplicemente dislettica, cosa che verrà provata e confermata da un psicologo. E tutto il resto sono normalissima, ho solo una caratteristica speciale. Mi ritrovo, allora anche nei studi non sono più bocciata, mi ritrovo, vado da mia mamma e dico, mamma, voglio studiare informatica. All'università, tanto non c'era l'università, mia madre comincia a cambiare disperata. Perché a me questa è disperata. I motivi sono bene. Primo, ma perché informatica è un lavoro da uomini, una facoltà da uomini? Due, non abbiamo soldi per finire il mese in casa, figuriamoci andare a mantenere in contatto, tutto, l'università, mangiare, vivere. E certo, per i corpi che non si è intelligente, non ci riescono quelli di danno, non ci vediamo ci perdono. Insomma, comunque mia mamma, per fortuna, non a mantenere tutta la lavoratura, ma non c'è del tutto, perché nessuno più, dopo il maestro, quando glielo sentiamo, non poteva più bloccarmi, poteva ostacolarmi, non vuol dire che non avevo il grado di fare. Mi iscrivo all'università, la mattina sono le 8 università, il pomeriggio alle 4, cameriere, donna delle pulizie, e babysitter di fine settimana, ma riesco a andare a fare. E mi lavoro in quel momento in una letta meravigliosa. Vengo anche una borsa di studio al CNR di Genova, faccio un progetto che viene riconosciuto a livello mondiale come un progetto di valore. L'altro CNR, perché è un po' difficile avere lo stipendio standard tipo, come ricercatrice, per quello un po' più sicuro, perché comunque non avere la mia famiglia da fare. Vicino a me, da andare in dieta, non è che venivo sono andata via, perché sono 23 anni, lavoro in dieta, non è semplicissimo. Lì ho scoperto
chiedere l'idea che potevano gestire un salto a trovare il quadro ambientale. E un'invenzione dietro l'altro è arrivata 21 emissioni e 70 ubicazioni tecniche. Quindi la ragazzina di tecnica con un futuro incerto, che neanche il diploma era stato permesso, è stato di bella un messaggio. Laureato, ci sono riuscita la seconda puntata di quella diventare mamma, e sono cresciuta una mamma di Don Assietti, invece faccio tutti i progetti di Renone per portare le donne a avvicinarsi per le prime serie, e dopo di Don Assietti. Don Assietti con un incontro di studenti di Coverista, ma io sono contenta perché poi in questi eventi, in questi incontri, potrei avere tutte le ragazze a scoprirsi un talento nelle materie scientifiche. Io in casa ho il compito di aiutare due futuri uomini ad apprezzare, ad amare, a superare le donne. Quindi, per tutti voi, che è una frase che mi ho scritta a 8 anni quando si è scoperta, poi l'ho vista sul muro di Roma, mi sono innamorata completamente. Nil è difficile volere in casa da prima, che significa nulla, è difficile se veramente lo vuoi. Ok, grazie a tutte. Non è essere ragazze del mondo delle scienze. Siamo tutte le vite, mattina la presidio del mattino, mattina i maggioristi, la città da Dio e giornata. Abbiamo scelto queste facoltà, ci sono alcune laureate, alcune hanno fatto il master, alcune sono ancora delle studentesse, ma ognuna di loro le ascolteremo. Incominciamo con, aspettiamo che si sistemi. Tanto grazie, insomma, per questa iniziativa. Io in realtà sono un po' partito con uno stereotipo, nel senso che io volevo fare la ballerina. però ho sempre avuto una curiosità particolare per le scienze in generale, nel senso che avevo tipo tutti i dinosauri, le piante, gli animali, insomma. E in particolare quando ho iniziato a sentire parlare di elettricità e di magnetismo già alle medie era una cosa che mi incuriosiva. Mi ricordo all'esame di terza media, mi ero incamminata tantissimo, pianto come la bambina che ero, perché avevo alla prima 14 anni, e l'unica cosa che mi aveva tranquillizzato è che la professoressa di matematica e scienze mi ha detto: ok, parlami dell'elettricità. Posso fare? Nel frattempo ho continuato a fare danza, la faccio tuttora e studiavo dalle 6 alle 9 ore a settimana danza, quindi non era uno scherzo per me. E mi sono iscritta all'università perché comunque volevo fare una facoltà scientifica, avevo questa curiosità, pensando che poi magari ci metto più tempo. Invece dal primo, secondo anno di università ho capito che volevo portare avanti le due cose bene, non era possibile, quindi c'era questo bivio e dovevo prendere una decisione. E la decisione è stata invece dare la maggior parte delle mie energie alla fisica e non alla danza, senza che non la mani. Perché racconto questo? Perché poi penso che comunque anche questa sia stata una promozione per me. Che dovevo andare tutti i giorni a danza, con il patto con i miei genitori, che dovevo anche andare bene a scuola,
perché se prendo un debito più la danza non ci può più andare. Mi costringeva a saper studiare e dire, a stare tanto sul pezzo. E quindi anche questo comunque per me fa parte della mia promozione personale in termini anche di come poi ho imparato a studiare negli anni. E quindi ecco, questa è un po' la mia storia. Io mi sono dottorata in fisica alla Sapienza a maggio, ora sono postdoc e continuo questo lavoro. Sei contenta? Sì. È un lavoro difficile, nel senso che poi è appassionante, ci sono molti, molti momenti in cui pensi che mi sa che gioco la grande con il mondo, però è sì. E comunque puoi esprimere l'artista che intendi. Sì. Nel mondo della ricerca comunque ci vuole della tecnica, della sì, è necessario. Secondo me quando si trasmette la scienza a un pubblico anche quello curioso, non è che tutti devono capire. In Italia abbiamo un grande problema di poca consapevolezza scientifica nel pubblico. E non vedo perché io, è giusto che io abbia terapia, anche vedo perché è una persona che vede tutti i nove anni, non si deve appassionare anche perfettamente. Aggiungo insomma una cosa. Quando abbiamo parlato di informatica, della storia dell'informatica, in realtà la storia dell'informatica è stata fatta dalle donne, perché inizialmente si pensava che la parte maschia di costruire fisicamente l'oggetto era una cosa che dava potere, che dava indipendenza, e quindi lo facevano gli uomini, lo lavoravano da uomo. Alle donne diventava un programma di istruzione. Ci sono tante domande, ci sono tante storie di donne in questo tempo. La domanda è stata un pensiero, di pensiero computazionale, ma anche sistematizzazione dell'idea di computazione è stata data da Lovelace. Quando ancora a malapena esisteva l'elettricità, lei aveva capito come programmare una macchina. Quindi è anche importante. Il primo programma. Sì, noi diciamo tanti che la mamma è un'informatica, è una donna e quindi la lavoro, che sono il tipo della realtà. E insomma, io fare un libro, siccome mi piace anche tanto fare l'educazione, penso che insomma sia una parte anche molto bella, che mi riempie, cioè mi dà anche diciamo forza quando sono rimotivata sul lavoro e faccio parte di un progetto di divulgazione scientifica che si chiama La Scienza Porta, in cui facciamo divulgazione. Pagine Instagram, che dice che salto, se hashtag si chiama La Scienza Porta. La divulgazione di Massimo, in particolare abbiamo una rubrica che si chiama Giovedì Notte, che è il giovedì in cui raccontiamo le storie delle donne. Ci piace moltissimo che ti vedono tutta seguita, che riguardo un elenco che siamo un team che ci va a vedere tante donne per poter cercare. Grazie, adesso ci vediamo. Passiamo alla fine d'anno, laureato in fisica e master ordinario per fare 10 anni di corso. E dopo che ti lavorerò su che cosa per domande e poi raccontaci chi è la macchina da bambino. Innanzitutto, buongiorno, grazie mille ancora per l'invito e buongiorno a tutte. Allora, io ho 21 anni e vengo da un vivo classico. E ho cominciato a fare fisica, che ho visto la faccetta da sola. Dunque, perché la mattina del passato, all'età di 7 anni, invece andare a fare la evidenza per i bambini al campeggio, passavo l'estate a guardare Super 4 in tenda, per cui uno dei motivi per cui poi mi sono appassionata alle scienze. E alla fisica è stato anche questo, la divulgazione, i programmi e poi tutti i libri letti. Avevo una grande curiosità. Nonostante io nel corso degli anni
comunque ho continuato sempre a, a leggere, a informarmi e a fare scienza anche da piccola, dalla conferenza, tutto quanto. Nel momento in cui è arrivata la scelta di liceo, ho detto un liceo classico. Se non sbaglio, io all'epoca già dicevo andrò a fare il liceo. Il motivo è stato semplicemente perché volevo ampliare un po' la mia cultura, dovevo essere sicura di quello che volevo fare, e nonostante le tante nozioni bellissime che il classico mi ha regalato, la mia scelta è rimasta quella. Sono sempre stata una ragazza molto decisa, ho sempre voluto fare fisica, ho sempre voluto fare astronomia, e ho sempre voluto fare anche in realtà fisica delle particelle, poi alla fine è quello che adesso sto facendo. Sono sempre stata interessata al mondo dell'infinitamente grande e dell'infinitamente piccolo, per cui è stato abbastanza naturale per me, dopo la laurea qui in fisica, la sapienza, la laurea triennale, decidere di andare a prendere poi un master in fisica delle particelle, per poi il mio sogno, anzi il mio obiettivo, perché ormai non è più un sogno, è proprio l'obiettivo di vita, è quello di andare a parlare, a studiare delle astroparticelle, quindi riuscire a mettere insieme tutto ciò che mi appassiona in una sola grande, in un solo grande scopo della vita. Quindi la mattina del passato sarebbe secondo me molto fiera anche delle numerosissime cadute che hanno caratterizzato tutto il mio percorso universitario. Nonostante ciò, sono sempre stata supportata dai miei professori qui, della sapienza. Ricordo ancora una delle primissime cose che ho imparato, di cui vado molto fiera, il fatto di saper aver insegnato che avevo potuto parlare, ero molto fiera di questa cosa. Con la programmazione, il primo dei corsi che qui in fisica si fa la sapienza è il laboratorio in campo, primo semestre. Ricordo ancora, uscita dai primi delle sessioni dei laboratori, andavo a casa e dicevo: ma no, non dopo mi insegnavo a dire come era parlare. Semplicemente erano due righe di cose, tre righe di formaggio, per qualcuno che non aveva mai fatto roba di questo tipo al liceo, mai vista neanche lontanamente, era il mondo praticamente. Quindi è stata una cosa bellissima proprio da imparare. Quello che posso suggerire a tutte voi che siete qui, cioè portare anche da casa che siete qui, non devo dire mai, perché potreste pure metterci chissà quanto, ragazze, ma ne vale la pena. Io sono caduta tantissime volte, tante, però non ci è mai stato mai un momento in cui mi sono detta basta, adesso cambio, vado a fare di più. Basta, assolutamente. Fisica è rimasta. Di che età? Ripeti la tua età? 21 anni. Ti sono un pochettino giovane, non so, però sono sempre stata convinta di questo, nonostante le numerosissime cadute continuate, siate resilienti. Bravissima. Grazie. Facciamo ancora fisica. Sono ancora in fisica, quindi siamo con Francesca Cavio del test in fisica. Sì, bene, ok. Allora, io ho avuto la fortuna di avere una professoressa, una maestra elementare, che io stavo a una scuola di quartiere qua vicino, all'alto, Piazza Bologna, e questa maestra ci faceva fare la mostra. Che cos'era la mostra? Era il corridoio. Della nostra scuola, che era pieno di esperimenti scientifici e c'era una persona che era di grande fino alla scoperta della struttura. Tutto il corridoio. Era in terza elementare e i ragazzini di quarta elementare ti portavano e ti facevano vedere la mostra. E tu imparavi durante tutta la terza elementare tutto quello che c'era nella mostra, dare il tuo contributo e alla fine, in quarta elementare, ti spiegavi ai ragazzini più piccoli che cosa. E cosa succedeva? Come era nato l'universo? Perché poi c'era la Big Bang, c'erano i quark, cioè nel senso,
comunque andavamo sempre a prendere un'idea che per 8 anni era anche interessante. E io avevo questa sensazione di essere andata alla messa e ho detto tanti, ma io che studiare queste cose, che devo fare? Cioè, cosa devo fare? Lei mi ha detto che sia pazzesco, io faccio questo e non è. E poi ho fatto sempre la regolazione, anche io ho iniziato le regolazioni, ho fatto passivo, non faccio perché. E al mio classico, la mia facoltà con le mani all'inizio, non è che ci abbia spiegato tutta questa mano all'inizio. Quindi io ho finito il classico pensando, io voglio fare fisica, ma in realtà non è che avessi molto i mani, cioè perché voglio fare fisica? Perché all'elementare la messa mi ha fatto vedere, sì, bello, però perché voglio fare, io voglio fare essere fisica, bello, le stelle, però non lo so. E fortunatamente io sono arrivata in Sapienza e ho scoperto che effettivamente invece la fisica, cioè mi ha fatto una condizione che avevo in testa. Ho preso la triennale, adesso mi sto lavorando alla magistrale, faccio parte di altre vita, sono le relazionali in realtà. E niente, cioè tutto va per dire la convinzione di voler fare una cosa, penso che è fondamentale, cioè durante il mio percorso più volte ho pensato di non essere chiaro, che forse non era mia strada, che forse durante le cose mi arrivava più velocemente, che andando, però se non è convinto, anche ovvio che qui va quello che vuole fare, io consiglio a tutti di andare avanti, ovviamente. La facoltà di fisica mi vuoi passare alla Allora, partiamo dal presupposto che io da piccola volevo fare la cantante, la bandierina, questa cosa così. E comunque crescendo cambiavo sempre idea, avevo sempre idea tipo voglio fare l'avvocato, voglio riprendere le persone, poi voglio fare la dottoressa. Però mi accorgo che in realtà quello che mi piaceva fare a scuola era risolvere i problemi. Quei piccoli problemi che si danno a matematica, a fisica, a lezioni matematica, fisica, materie così, ma anche magari tipo in italiano ci sono problemi comunque ovunque. E quindi dico, è forse dovrei fare una cosa scientifica, ma va bene, io non è che ho tutte queste competenze, non è che io sono una nerd che sta a casa col computer, nella cameretta, senza luce, parlare con l'immagine, io non so niente di questo, però allora mi dico, che mi basta provarlo? Allora inizio il primo anno, mi iscrivo a informatica, in realtà mi piace, scopro che mi piace programmare, mi piace risolvere i problemi e sono anche già abbastanza portata. Quindi in realtà quello che vi dico è che non dovete mai avere paura di prendere il rischio e credere in voi stessa, perché molte volte è quello che ci ostacola a pensare che non siamo capaci, che non abbiamo tante nozioni per poter prendere questo rischio, ma molte volte in realtà ce l'abbiamo e dobbiamo solo accorgerci che ce la possiamo fare. Però quindi su invece, Silvia Bianchini, laureata due settimane fa dell'informatica, proprio in Sapienza, mi devo raccontare io qualcosa. Come questo progetto ci porta, c'è anche un altro progetto del prossimo marzo che si chiama NERD, non ero rubato il nome, nato più di 12 anni fa, proprio con la Sapienza, con la professoressa Milardi e con la professoressa Catacci, e che prima portava e cercava di portare le ragazze delle scuole superiori a provare un certificato, essere una donna informatica per qualche ora. Adesso questo progetto lo portiamo a livello italiano, siamo arrivati a 40.000 studentesse e appunto queste ragazze vengono ai nostri lavoratori. Sono contenta, università italiana di informatica,
noi portiamo all'interno dei corpi il lavoro di cucina, lo vuoi. Potrei consiglio che essere una donna pensando che questa materia non l'avevo mai scoperto perché non l'avevo mai trovato? Non vuol dire che si concedono la mente più utile. Queste ragazze diplomano per l'università. Chi le fanno queste ragazze? E con immensa soddisfazione che vi posso dire, perché tanto il mio cuore, lei come tutte le altre ragazze, sono tante, e come genere simpatica, e poi si lavano la centrale, si lavano la magistrale e il campo. Dove quando mi incontro di nuovo, mi ricordo di fare Silva Cinzia, che avevo incontrato in 16 anni, avendo una ingegneressa bravissima, super, veramente senza parole di animazione, ha preso 110 ore di ingegneria informatica, lei è Silvia Galchini e non penso di mio cuore. Ciao a tutte, io sono Silvia e come dove posso partire? La ragazza. Quando ero piccola era una bambina un po' indecisa, cioè diciamo che abbiamo idea di quello che vuole fare nella vita tutti i giorni. Anche non sei sola. No, c'è una vita. Non sono sola, ma c'è una vita. Quando c'era la vita era un po' più determinata, era di tutto. No, io cambiavo tutti i giorni, un giorno volevo fare l'astronauta, un giorno volevo fare il dottore, un giorno l'archeologo, non lo so, erano le materie scientifiche comunque, non sono mai permesso di dire che volevo fare l'avvocato. Però alla fine per costruire città mi hanno portato un po' a cambiare idea. E già dai primi anni della scuola mi sono detta molto che effettivamente le materie scientifiche mi piacevano. Infatti, mi vergognavo a dirlo, ma la mia materia preferita era matematica. Mi piaceva pensare che una persona potesse imparare delle cose e risolvere le soluzioni, cioè trovare soluzioni senza bisogno di studiare per farlo a memoria. Anche attraverso il ragionamento uno potesse arrivare alle soluzioni. E alla fine, al liceo, che ho fatto il liceo scientifico, a contare le persone qui, mi sono avvicinata al mondo dell'informatica e io mi sono innamorata, bellissima, cioè risolvere i problemi semplicemente, effettivamente con due righe di codice era formidabile, sensazionale. Poi al quarto anno del liceo sono partecipata a questo progetto ed è stato illuminante. Ho vinto questo progetto, ci hanno permesso di passare tutti e tre giorni all'interno dell'IBM, in cui ogni giorno c'era una donna nuova che si presentava e raccontava la sua storia e faceva presente le soluzioni che aveva trovato, gli obiettivi che aveva raggiunto. Io ho entusiasta, ho detto no, voglio proprio fare questo nella vita, cioè, voglio fare qualcosa di importante e nulla. Quindi poi dopo il liceo sono tornata a casa e mi sono iscritta in ingegneria informatica. Ho fatto la triennale di tempi e sì, 2 settimane fa più o meno report e ho preso magistrale. Adesso sto cercando tipo, il lavoro che più mi avvicina agli interessi, insomma. La guarda perché mi sono detto che là stanno appunto per essere assunti in via di storia. Così, speriamo. E nulla, un consiglio che do a tutte le ragazze è se vi piace qualcosa credeteci fino in fondo perché non ci sarà mai nessuno che vi può dire che non è una cosa che mi ha colpito di Silvia quando l'ho incontrata, l'ho detto bravissima, ti sei chiamata e mi fa, sì però era facile è facile si credi e ci metti in pelle, sembra quasi facile cambiarsi per essere difficile, quindi per una cosa che si può fare, quindi complimenti la nostra vita. Un'altra cosa che ho anche voluto fare insieme, sto amica, la mattina, anche il sesto giorno, anche con un buono insomma, anche tu, complimenti anche a te, raccontaci cosa ti ha fatto
facile, si parla più spesso di informatica a casa, vero? Sì, infatti sì, per in realtà mi accorgo alla fila di disposizione. Ok. Non posso raccontare la mia mattina convinta dal primo momento di quello che volevo fare, nel senso che sono sempre stata una bambina molto determinata e molto curiosa. Quindi all'inizio io volevo fare l'astronauta, però ho anche voluto fare la rossa, come magari altri bambini, magari per suonare il ballo. Poi è stato crescendo che mi sono appassionata all'inizio alla logica, in generale a quello che con il ragionamento potevi raggiungere. E quindi ho capito che probabilmente la mia strada sarebbe stata verso l'ingegneria. Poi la passione dell'informatica, l'amore dell'informatica è stato, voglio dire, da una parte innato, nel senso che io non ho studiato informatica, diciamo, tra l'altro io ho fatto liceo col terno, che so che è collegato, di sabato. Ho fatto liceo su un studio tradizionale, quindi informatica non c'era. Però sono stata, diciamo, proprio affascinata dalle infinite possibilità che l'informatica poteva darmi, anche nel effettivamente realizzare, e ce ne stiamo accorgendo forse di più negli ultimi anni, qualcosa che è anche solo, non solo realizzabile, ma proprio impensabile. Magari in questo momento magari non sarà effettivamente realizzabile. Io mi ero resa conto che questa poi effettivamente sarebbe stata una rivoluzione, una cosa proprio che si diventava da cibi, ma io volevo far parte di questa rivoluzione. Volevo fare parte, quindi ho scelto di fare l'ingegneria informatica e ho iniziato questo percorso. Poi ho conosciuto subito Silvia, in quelle che eravamo forse 30 ragazze in totale, sul canale che è molto accollato di quello di ingegneria. Però l'ho vissuta bene, ho passato degli anni, della rimane, poi anche della magistrale, stupendi, in cui ho avuto tantissimi stimoli, ho avuto appunto la conferma che questa era la strada giusta da prendere e che non è appunto limitata a un veramente a uno stare chiuso dentro la stanza da un computer, ma è molto veramente stimolante dal punto di vista mentale, dal punto di vista creativo, è molto divertente, perché uno pensa sempre che l'università lo studiati, c'è quello, c'è gli esami, c'è l'ansia, c'è tutto, però è anche molto divertente e soprattutto è soddisfacente, cioè nel senso di uscire poi effettivamente a fare quello che dovevi fare, come dicevano prima, a far parlare il computer, ma anche effettivamente il primo programma che scrivi, magari un po' più serio, che funziona. Tanta soddisfazione, tanta carica e appunto la possibilità di credere te stesso, e quindi quello che ci auguro in generale un po' a tutti, qualunque poi sia la strada, siamo qui a promuovere le discipline scientifiche, ma l'idea è seguire comunque quella che è una tua ambizione personale, a prescindere da quella da qualunque sia, e soprattutto a prescindere dal tuo genere, nel senso. Qualunque strada che prendere, secondo il suo interesse, è giusto che prenda a prescindere da quello che poi le altre persone pensano sia più adatto a te, soprattutto per il tuo sesso, che non ha senso. Grazie. Passiamo alla nostra ultima sfida, e l'onore delle persone. 10, anche lei in generale informatica. Raccontaci. Eccoci qua, ragazzi e ragazzi, online, in presenza. Il piano dell'onore alla bambina era un maschiaccio, riservatissima e timidissima. Amavo correre, correvo ovunque, facevo tantissimo sport, non mi fermavo nessuno, scappavo ovunque. Facciamo un volo di 10 anni, 15 anni, al liceo. Che facevo al liceo? Ti posso raccontare il liceo classico, naturalmente, per spalla. E vi posso raccontare un aneddoto che vi fa capire l'approccio al materie. Durante l'orario curriculare c'era come attività fisica il nuoto. Quindi noi ci andavamo a fare la corsa, la cammessa, la mezzo, andavamo a nuotare. E sempre prima dell'orario di nuoto c'erano le due ore di filosofia. Ecco, in queste due ore di filosofia spesso e volentieri capitava che il professore ci mettesse i compiti, due ore di compito scritto. Che cosa facevo secondo voi io?
subito, professore, sono preparatissima, consiglio proprio oggi, sono preparatissima, e poi posso andare? Sì, devo andare, mi sono avvicinata direttamente con la linea del compilatore. Quindi questa è stata la mia approccio all'incendio, con il mio plastico, la mia attività non doveva fare lunghe votate, tanta palestra, tanto sport, e un altro po' di serenità può ammettere che la devo, l'acquisivo, svolgendo i compiti di matematica, di fisica, e leggendo libri tecnici piuttosto che libri di letteratura. Questa è la verità. Quindi, poi, è arrivato il momento dell'università, che cosa ho fatto? Ho detto, ma adesso che faccio? Voglio fare attività fisica, voglio fare la maratoneta, basta. Ma poi come campo? Allora, fammi leggere il sogno di 24 ore, vediamo un po' che dice. E ho visto l'ingegneria addizionale, tutti avevano un sacco di lavoro, vengono l'ingegneria addizionale, ho fatto l'ingegneria addizionale. Mi sono iscritta, arriviamo, poi facciamo un volo agli ultimi due anni di laurea magistrale in ingegneria personale, a sei mesi dall'inizio della magistrale in ingegneria personale, mi guardo il volo e dico, adesso che faccio? Tra poco mi tornerò a lavorare in due anni. Allora, si dico a tutte le aziende che ritengono una tesi sperimentale. Sperimentale perché sapevo che era una tesi pratica, che a me avrebbe dato qualcosa di molto pratico, che mi avrebbe fatto capire che cosa avrei dovuto fare dopo. Allora, ho scritto mail alle aziende, qualcuno mi ha risposto, qualcuno non mi ha mai risposto. E nel cassetto dei miei sogni avevo questa ISTAT, l'Istituto Nazionale di Statistica, che è pieno di dati, e si parlava anche dei famosi di intelligenza artificiale. E io dicevo, ma ISTAT, se posso essere utile, ISTAT, che però ho una buona anima che fa voglia di insegnarmi qualcosa e che mi dedica un po' di tempo. Allora sono andata via a Cesare Balmo 16, perché cercando in internet, cosa che facevo all'epoca del 2018, ma oggi fanno tutti, e cerco tesi sperimentale e statistica, non provo niente, forte luce. Fammi andare a piedi, fammi andare là, ma che vada, mi sono fatta una passeggiata. Faccio un po' tocchi sulla porta e provo tutti i tornelli, forte luce, prima che faccio. Allora, portiere via. Scusi, io avrei tanto bisogno di imparare qualcosa, vorrei fare una tesi sperimentale, qualcuno mi può aiutare, posso essere, c'è qualcuno? Posso disturbare qualcuno? Alza la bottega, la signora della bottega, e chiamo il ricercatore, che fa le scende, e mi fa, beh, se voglio lavorare, solo se voglio lavorare, puoi venire ad aiutarmi a sviluppare di intelligenza artificiale. Io pure no, io non so fare niente, però studio tutto, le assicuro una settimana per fare questo. Lei mi dica su cosa mi devo, che tutto. Non sapevo niente, ragazzi. Mi ricordo c'era un esame all'università in Python e vedevo i miei colleghi che erano tanto bravi, perché io non so fare niente. Non mi sono spaventata, ho detto, qui devo rimediare, perché se poi i miei colleghi vanno a lavorare, fanno tante cose, allora ecco perché loro lavorano e poi invece me li troverò male. Sono andata, dopo 18 mesi mi ritrovavo in Commissione Europea a parlare di innovazione in ambito statistico. Quindi ho imparato a programmare, ho imparato a fare tante cose e a riconoscere le tipologie di suolo a partire da immagini satellitari, in maniera del tutto automatica, tanti algoritmi di intelligenza artificiale, perché loro quello facevano e quello mi hanno fatto fare. Da lì poi fui illuminata da una donna, perché vedevo tutti gli uomini in gamba e forti che sapevano non sempre la risposta giusta, e poi ho detto, ma chi è il avvocato? Si chiama Monica, ma avrò l'occasione però poi di parlare con questo capo che così mi presento, non si sa mai che mi dà qualche consiglio in più. Si può, poi è una donna, caspita, io sono una donna, così vedo qualcuno, finalmente vedo se c'è una donna che è in grado di tenere le redini di una situazione abbastanza importante. Entro e mi innamoro, perché praticamente mi ha fatto fare una pubblicazione in due giorni e io non sapevo neanche di cosa fosse una pubblicazione scientifica, e mi ha mandato spedita in Commissione Europea. Quindi la prima donna di cui ho detto, io voglio essere quella donna. Quindi ragazzi, gli incontri, datevi possibilità di incontrare persone, fatevi ispirare. Quindi che cosa sono oggi? Un concentrato di coraggio, perché chi è che va a bussare una porta dove sai che non capirà mai nessuno? Capacità,
perché capabilità? Non sai programmare, non sai fare niente, lì sei coscia e fai studi, 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 non capisci niente, continui a studiare, finché qualche cosa cambierà e vi assicuro che cambierà. Come un maratoneta che non riesce a correre la maratona, si calenta tutti i giorni, però poi la corri, vuoi o non vuoi la corri. E resilienza, perché quando da destra e da sinistra vi dicono tutti no, ma dove vai, ma cosa fai, ma cosa non fai, tu devi andare dritta, determinata per la strada. Niente, nessuno vi deve ostacolare. Se qualcosa vi ostacola, voi dovete scavalcare l'ostacolo, come fanno tutti quanti, e andare dritta e determinate. Perché se nessuno vi aiuterà, vi aiuterete sempre voi stesse. Quindi avere la sicurezza che anche quando tutto è perduto, non vi ritroverete senza nulla, da sole vi salverete sempre. Quindi studiate, 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 perché vi stanno preparando la forza, la difesa della vita. Questo, io vi auguro questo. Spero di essere entrata nel cuore di qualcuna di voi per darvi la forza e dire io posso fare tutto quello che voglio, perché voi potete fare tutto quello che volete. Basta che incontrate una sola persona come voi che vi riconosce la mano, vi dà la possibilità e andate. Voi dovete solo darvi da fare. Io mi chiedo coraggio, determinazione, passione, non mi sogno che forza non riassi, dico master classico, si sei guardata, quindi qualsiasi cosa che vengono a discutere, serve a dire, veramente, abbiamo trovato talenti o molto, perché voi quando fate le scuole medie, scegliere da quella superiore, non sapete di fare un talento. A volte vi salutate anche da qualche materia che non vi piace e siete invogliati da un'altra, chissà che quella del cambiamento, questo talento per cui si è particolarmente grave. Quindi non vi preoccupate sul talento del classico, da informare, dal dipartimento informale, dal dipartimento di vita, e poi le vostre motivine studiare, credenze aspette, di trovare tutti, di essere curiose, di essere appassionate e di cercare di accontentare quella bambina che ha la piccolina. Poi vi faccio una domanda. Ma è solo uno studio o sono anche di tutti, ci può anche continuare nella vita, ma non so che sì. Io ho una vita, adesso 3 anni, da poco sono andata a vivere, ho fidanzato per il quale come tutte le donne mi preoccupare. Quindi per me sono appassionata di musica, sono una compositrice, quindi mi ritaglio tutto il mio tempo per suonare, per comporre, pianoforte, anche la batteria. Insomma, io mi sono scherzo per sapere. Amo tanto correre, andare in bicicletta, farmi lunghe passeggiare in bicicletta con il sacro. E amo cucinare. E quando si consumano tanti calori, si sono tanto soldi, bisogna iniziare a cucinare qualcosa, perché sennò l'attività fisica non si mantiene. E quindi concentrazione non si può dimenticare in se stesso. Mai, mai, mai. La salute è il primo posto, ragazze. Ecco perché vi dovete tagliare anche gli spazi per voi stessi, perché alla fine tutte queste performance di produttività lavorativa derivano anche dalla salute, che vi dovete costruire dall'energia. Quindi, insomma, vi dovete prendere cura di voi stesse, tanto, sempre. Prossimo. Brindiamo ugualmente al professor di sé. No, sì, sono d'accordo, ho una vita anch'io, per fortuna, nel tempo di, diciamo, vorrei passare la parte di sì, tutto, fai tutto, l'eccellenza, tutto bene, anche da tutto tempo, non hai tantissimo tempo, probabilmente, dipende anche da dove riesci a vivere, io ho avuto periodi in cui l'ho anche vissuta male, nel senso che, per fortuna, posso dire, sarò qui, ho avuto tempo anche con cui condividere tanti momenti brutti, nel senso pesanti. Però passano, ci sono periodi in cui c'è bisogno di più impegno, periodi in cui si può anche fare altro, la tua vita rimane, è giusto mantenere quella serenità e quell'attenzione anche per la propria salute, come diceva, che io magari in momenti ho anche perso, ma
in generale ti ho detto sì, nel senso è giusto fare altro, è giusto cantare anche se non sei una rockstar, è giusto andare in palestra, è giusto avere degli amici, ispirarti a fare le cose di tutti i giorni, però non posso negare che ci sia comunque dei momenti in cui bisogna anche investire tanto di quello che sta facendo. È giusto, perché serve e perché poi ci sarà un altro momento in cui potrei fare altro, quindi è un giusto bilanciamento delle cose. Non era per scoraggiare comunque, si può dire. Grazie. Silvia, sono studi o sia una vita privata? Ah no, c'è anche la vita privata. Tanto studi, tanta dedicazione, tanto impegno, ma anche la vita privata. Nel senso, a me capita di leggere tanto perché mi piace vedere i posti, mi capita di andare in palestra perché è bello allenarsi, mi capita di andare a sciare perché mi piace sciare, ma c'è tanto, però se non vuole il tempo per fare le cose, secondo me lo trova, piano piano, e te la sia anche tanto impegno. Niente, ragazzi, non pensate che nella vita universitaria sia solo lo studio, anzi c'è molto più tempo libero di quanto uno pensa. L'importante è imparare a gestirselo, solo questo. Gestirsi il tempo, bravo. Allora, andiamo da Ginevra. Attualmente sì, dovrei studiare, perché sono più tanto. No, ma è importante comunque fare più cose nella propria vita per comunque rimanere comunque in basso qualità. Rimanere a terra è una cosa comunque che ti stimola a studiare meglio quando devi studiare, quando ti devi insegnare. È una cosa anche che se tu fai solo quello, dopo un po' ti stupi. Se invece tu hai una vita più salutare, hai momenti uno sport per te stessa, per lo studio, diventa più efficiente. E quindi, sì, a mio consiglio fare più cose, non solo lo studio. Grazie. Benvenuta. Secondo me è una cosa che si impara nel tempo. Cioè, nel senso, dalla mia esperienza, il mio primo, secondo anno era studio, ma perché nella mia classe c'era perché queste materie scientifiche incontri geni, cioè anche tutto può andare bene, diciamo, esci pure con un po' d'otto. Pensi che tutti hanno detto tutto che è intelligente e pensi che tutto è un incontro, perché non lo so, sei più una scorta, non lo so, io veramente, io avevo questa sensazione. Quindi sono arrivata all'università e dicevamo io, se tutti i territori capiscono tutto subito, io devo fare zero domande e devo capire studio subito. Veramente, cioè, no. È importante avere il tempo per questo e si può arrivare alla stessa conoscenza chiedendo. Quindi io, se posso dare un consiglio, se voi fate una materia scientifica, chiedete, iniziate a non è annoiare, non è neanche infastidire, veramente chiedete tutto ai professori, alle persone. La persona che vi tenga un genio diventa il vostro migliore amico, non delle domande possibili. E così avete creato anche per voi, perché durante la giornata avete fatto tutto ciò e la sera si esce e si cura i vostri occhi e state le persone più meno equilibrate. Quindi questo è il consiglio che voglio dare. Come lei, anch'io danza è stata la mia seconda vita praticamente. Ho sempre fatto solo quello da quando ero piccola, continuo ancora oggi, nonostante io non sia più qui a Roma. Per cui bisogna continuare, anche bisogno di una valvola di sfogo, che sia uno sport, che sia un hobby,
Tutto recentemente mi sono appassionata al cimento, perché anche quello è un'ottima base di sfogo, perché inizi di bella, piano d'ore, quindi non pensi, quindi anche quello è anche molto presente. E di lanciare al di fuori ce la potete fare, nel senso ce l'abbiamo fatta tutti. Ci abbiamo fatto tutte fidanzati, tipo andare fuori, andare a fare altro, andare a fare qualsiasi cosa, non avere paura di partire, non avere paura di, anche quando siete fuori, divertirvi. Io ho trovato il fidanzato francese, per cui stavo a posto così. Altre cose al di fuori dello sport, la soluzione, ad esempio, io faccio parte di una fondazione che si chiama United Network. Realizziamo i modelli di navigation in giro per l'Italia, anche fuori, per cui anche quella può sembrare una cosa che ti prende tanto tanto tempo, in realtà ti serve perché hai bisogno di staccare, di andare a qualche altra atmosfera, in qualche altro ambiente, in modo tale che la tua vita non sia semplicemente tra le coppie in un'aula universitaria. Quindi non avere proprio paura di fare altro, perché avete bisogno, bisogna anche di ricordarvi. No, non c'hai paura, quindi è importante tranquillo. Proviamo quindi a Giulia. Io mi accodo ai colleghi di dire, perché forse ecco, la cosa che posso aggiungere, che ha già detto tutto Valè, è anche intanto è necessario avere un'altra vita, perché se qualunque lavoro sia nel sano, sia qualunque cosa, se diventa una missione di vita, è l'unico scopo della vita, ci fa ammalare. Quindi non è possibile. Adesso c'è tanta richiesta anche da parte dei più giovani, e insomma, non sono più nice, uscite dalla categoria più giovane. Giovanissima. Però appunto, siccome poi è importante anche la salute mentale vuol dire anche avere degli amici, curare i rapporti, curare appunto le passioni che possono essere il movimento, la danza, la musica, lo sport, quello che sia, perché ci saranno sempre dei momenti in cui il lavoro va male, o in cui va male con il partner, con gli amici, che allora bisogna tenere due cose. Questo consiglio che mi diede Petra Rudolph quando la intervistai per un'altra giornata delle donne nella scienza. Petra Rudolph, non mi ricordo se non è ancora, ma è stata allora direttrice del programma Physical Society, non proprio una persona uscita così da un cappello. E anche forse accettare che non siamo dei geni. Perché appunto esci dal liceo, io che sono uscita dal liceo, che mi sentivo, capito, un genere di un'università estrema deficiente. Perché senti una pedina, ma com'è possibile? Allora anche accettare che la scienza non è fatta da geni. Normalizziamo un fatto che secondo me pesa su tutti, pesa in particolare sui ragazzi, noi però abbiamo come modello femminile, ma in teoria è l'unica persona che ha preso due Nobel, cioè, come faccio a rapportarmi e prendere come esempio ma in teoria? Cioè, più di questa, che mi sembra che ha preso uno solo di Nobel, appena presi due, come facciamo? Allora, normalizziamo anche le fragilità, le emotività del fatto che ci sono dei momenti in cui va bene, e va bene anche godersi quei momenti e poi perdersi. Ma anche la figlia lei ha detto grazie. E mi ha colpito una lettera sospetta che ha letto un po' dicendo alla bambina Chiara è abbastanza
Milano. Bene, grazie per la tua utilità. Grazie di non avresti neanche questa problema. Problemi che sarebbero stati da un po' di impegno maggiore tagliati, però non c'è niente di serio. Avevo detto dalla mia domanda del tempo per abbracciare i nostri. Allora, se il forte è la relazione, quello che sono, lo devo anche se anche non posso immaginare nel futuro della relazione. Allora, grazie Giulia, sì. Ringraziamo Giulia, anche le bambine. Grazie, grazie. Lei di essere un po' meno supponente, perché io sapevo di essere intelligente, quindi forse non ero molto simpatica in certe occasioni, quindi forse direi che anche lei a fine di dire che mi ha abbassa un po', però brava Giulia. Allora, io ho dedicato la mia tesi di laurea pesale alla stessa della bambina, perché sì, non ho mai chiesto di dire parte della qualità, non ho mai chiesto di sognare, quindi le direi grazie, anche in parte che era la verità di questa passione della vita. Passione fino a piccola che gli direi anche non smettere, mi ha dato alla fine tante soddisfazioni e me ne darà ancora, perché ho ancora voglia di studiare qua, per cui so che continuerà ancora un parecchio, quindi grazie. Vabbè, io sì, la voglio ringraziare di aver capito da piccola cosa voleva fare e di aver mi ha risparmiato tutti cioè io mi guardo il quinto, cioè tutti impazzivano e non sapevano cosa volevano fare. Io stavo dire, io fisica, anche non la facciamo, no, ma io volevo fisica. Cioè, da deficiente, cioè da pensarci adesso, perché non avevo idea, cioè io potevo arrivare a scoprire che faceva schifo. Invece la devi ringraziare perché mi ha detto, la fisica, mi ha dato questa volta di convinzione. Che poi in realtà mi sono portata dopo, perché comunque poi è stato di dire adesso a un certo punto di dove io volevo fare di cose che erano più fare con la carità, però attenzionale per i livelli della speciale in paese in generale, però io lo sapevo che a me piaceva quello, quindi questa mente convinzione allora cioè, se dovessi ringraziarla grazie per fare la pietà e poi sì, io mi accodo giù un po' meno di supponenza magari. Io ho ancora una lunga strada, grazie. Vorrei ringraziare la mia bambina perché comunque ha rischiato un po', ha creduto il futuro dell'informatica e per questo sto prendendo la scelta. Io alla mia piccolina gli direi di non essere eternamente soddisfatta, cioè di valorizzare gli obiettivi che ha raggiunto, di non limitare sempre tutto, di essere consapevole, ecco. E poi la ringrazierei per esserci divertita e per la determinazione. Quindi è stata fatta un'idea per anni e abbastanza per abbastanza. Ringrazierei la bambina Martina tanto per la sua curiosità, per essere sempre stata curiosa di voler scoprire le cose, di voler anche fare le cose, cioè le prime parole della mia bambina sono state da sola, che poi era da sola, perché lei non sa dire, e quindi questa diciamo spinta a voler fare, anche se poi
stai tranquilla che non è detto che nasci con quello di fare l'università del loro bambino, tanto per la condizione al certo che tanto sapevo di voler fare, di buttarmi il proprio in quello che facevi, anche se per lì è giusto anche non avere sempre le idee chiare, è normale che possa essere così, e quindi direi tranquilla, se la farai andrà bene e grazie per farmi. Se io mi vedessi adesso qui bambina di fronte a me direi, allora prima che una bambina che corre con una mano a destra e una mano direi, amore io posso a correre perché dato la vita di fare i 30 anni, no? Quindi adesso fai quello che stai facendo, ma insieme. Una parola come un senso, poi una pensamento, tutte le velocissima e un po' più coraggio di là per sinistra. Io, come poi ho detto, vi auguro di fare e credere in qualunque cosa vogliate fare, che nessuno possa dirvi quello che potete o non potete fare, potete o non potete dire, potete o non potete essere, quindi vi auguro. Io non sono velocissima, volete il potere. Io vi auguro di credere in voi stesse. Io vi ho detto di chiarire, cioè, vedete tutto. No, effettivamente non mi sentire stupide, è là che state imparando. Poi imparare, se è intelligente, se voi capite quello che avete, che la risposta, la elaborate e la fate vostra. Quindi chiedete, vi aiuto. Certo, è mandare. Esatto, quindi dico quale giorno devo mandare. Quindi, dando che almeno non sei abbastanza e quindi stai facendo una domanda, invece no, cioè siamo tutti nello stesso livello, sei forte a imparare, fai tutte le domande del caso, senza pensare che ogni domanda relazionata anche te sta dicendo se è finita o no, questo è fondamentale per me. Io vorrei, innanzitutto, prima di tutto, attaccarmi una frase di Oscar Wilde, siamo tutti nati nel parco, alcuni di noi guardano verso le stelle, per cui non smettete mai di guardare verso le stelle. Allora io direi, non vi giudicate, tenetevi la vostra sensibilità, perché è quella che poi potrebbe portarci a non avere guerre, un mondo top. C'era un po' di prova di mobilità, però un po' come io mi sembra qualcuno che non so la camicia, non mi dà. Ok, grazie ancora. Giulia Venditti, ricercatrice scientifica, e noi abbiamo scuola in 10 minuti in ingegneria informatica, grazie, ci avviciniamo alla fine. Avete capito che veramente l'impegno è tutto in base per pensarsi di noi stessi. E lascio la parola nelle conclusioni alla dottoressa, professoressa di Grazia Benti e alla direttrice di Samantha. Grazie per la parola. Io sono commossa dall'entusiasmo che trasmettono queste ragazze, devo dire che... No, io c'è. Allora, sono commossa dall'entusiasmo che poi lo stesso entusiasmo che dice, ma...
al lavoro quando mi deprimo per qualche cosa, entro in aula, parlo con la Leanne, parlo con i ragazzi che sono dentro il mio dipartimento, e devo dire che questa per noi è un'energia incredibile. E credo che poi questo messaggio l'hanno dato molto bene, cioè il messaggio che la cosa più importante è la passione, la determinazione di tutti gli altri. Però poi l'altra cosa che dicevo all'inizio, iniziale, penso sia importante, fa parte di questo mondo, di questa rivoluzione in cui la scienza è importante, le donne devono stare, questo è il significato di questa giornata, cioè un invito a che le donne diventino la vita della maggioranza, perché hanno delle qualità in più, secondo me. La mia opinione va condivisa anche da altri per poter fare differenza in una maniera in cui poi gli obiettivi del futuro, come diceva anche Cristiana, possono essere obiettivi per una società migliore. Noi abbiamo visto adesso, non è solo la rivoluzione digitale, sono tante le rivoluzioni che sono messe in gioco, e soprattutto pensare solo a Cristiana, il codice, cioè i vaccini, cosa significa la scienza. E la giornata femminile in questo programma è stata importante e determinante. E io spero veramente che ci sia sempre. Una cosa che ci hanno insegnato le ragazze oggi sicuramente è quella che non lasciate che nessuno rovini i vostri sogni. Dovete essere determinate, non lasciate nessuno a nessun stereotipo, a nessun commento, non fate rovinare il vostro futuro. E io credo che partecipare a questa rivoluzione, perché una vera rivoluzione della scienza, sia molto importante. Ricordatevi che siete fortunate. Siete fortunate perché oggi non tutte le donne del mondo possono avere la stessa possibilità che voi. E se per fare una rivoluzione in Europa, in Italia, perché tante donne hanno potuto studiare e adesso essere autonome, aver scelto il lavoro che fa nella loro vita, non è tutta la loro vita, ma è molto importante perché dà una sua indipendenza, la possibilità di avere passioni al di là della famiglia. Ma questo non è possibile per tutti, pensare a quello che è successo qualche mese fa, quando in Afghanistan addirittura le donne stanno impedendo alle donne di studiare per dare il problema. Quindi io vorrei dedicare questa giornata internazionale per le donne e le ragazze della scienza proprio a tutte coloro che questi soldi ci danno come voi, ma non potranno neanche. Anch'io sono veramente colpita dalle testimonianze delle ragazze che ci mostrano che davvero un futuro migliore è possibile e loro lo possono costruire. E io mi vorrei riallacciare solamente a quello che ha detto adesso la prima Maria Grazia, e cioè essere consapevoli della propria fortuna. E l'unica cosa che nessuna ha detto è che non avere freni alla loro età, è di ricordare anche a quella bambina qualche fortuna. Fortunata perché appunto cominciare grazie a può vivere in un paese in cui si può scegliere, può permettersi di studiare all'università, e sicuramente lasciatemi dire, almeno nel mio caso, io ero sicuramente molto dotata naturalmente delle materie scientifiche, quindi non ho fatto neanche una grande fatica, così come chi è dotata per il pianoforte o per, non so, la danza, le cose che non sarebbero in Italia neanche una volta, non fanno questa grande fatica. Quindi si hanno dei doni, no? La vita, le coincidenze, eccetera. Allora è importante valorizzare, è importante non sprecare questa opportunità e farlo al meglio per se stessi, per la società, per migliorare. Fatto in qualunque cosa, chi è il proprio sogno. Allora, noi crediamo nella importanza delle discipline scientifiche. Poi, in particolare, noi siamo professoresse e crediamo nell'enorme importanza e bellezza della ricerca scientifica.
La ricerca è creatività e rigore, curiosità e libertà. È qualcosa che se qualcuna di voi vorrà intraprendere questa carriera, secondo me è il lavoro più bello del mondo. E allora, per fare questo però bisogna per fare qualsiasi di queste cose, è molto importante che voi crediate e siate convinte prima di tutto, e lo dico soprattutto alle ragazze che ci ascoltano alle scuole, non tanto a loro che già hanno intrapreso questo percorso e già hanno ottenuto i risultati, ma crediate nell'importanza della formazione superiore. Purtroppo noi viviamo in un'epoca in cui la formazione universitaria viene alle volte svalutata. Non è così, perché la formazione universitaria non vi dà solo le conoscenze disciplinari, che uno forse le potrebbe pure acquisire in altra volta, ma i meccanismi cognitivi per imparare ad imparare, per essere capaci di sviluppare il pensiero critico, per analizzare i fatti, le informazioni, una cosa per scegliere, imparare a scegliere con consapevolezza. E questo è molto importante. Quindi qualunque sia poi l'argomento che più amate, quello che vorreste fare, il vostro sogno, inseguite il vostro sogno, ma se potete, se le circostanze, la vita ve lo permettono, proseguite il vostro percorso formativo, perché quella è una base, qualunque esso sia, fondamentale per il futuro, fondamentale. Quindi anche questo è importante. E per dire, il percorso formativo con questo sia, noi abbiamo, vado a fare uno spot pubblicitario, noi abbiamo inaugurato quest'anno una laurea triennale in filosofia e intelligenza artificiale. Perché l'ultima cosa che voglio dire è che questo mondo è sempre più complesso e legato a molto bisogno della contaminazione dei saperi, e le professioni del futuro avranno molto probabilmente quasi sempre una base scientifica, ma molti altri tipi di saperi. Quindi ragazze, anche ragazzi, in caso ce ne fosse qualcuno, vi accettiamo anche i ragazzi. Insomma, gli anime, come è noto, e mi raccomando, continuate a studiare. Grazie a tutti, qualche ragazzo può dare domanda? Anche alle ragazze che sono qui. Potevi curarlo. Piaciuto? Va bene, vi lasciamo così riflettere sul vostro. Sì. Grazie a tutti. Grazie al video sarà disponibile su YouTube, sul sito del Dipartimento. E ora ci vuole un po' di tempo perché YouTube lo pubblica. Quindi poi se vi è piaciuto fate pubblicità.